iniziata con una sorpresa e in un modo insolito la serata organizzata dal gruppo Gramst con l'offerta di un ottimo menù a base di prodotti tipici preparati dallo chef Francesco e con una grande torta gelato artigianale preparata al volo da Patrizia Pasqualetti per celebrare il 60° anno di Alviero Bernardini, presidente del gruppo Gramst e che non si è potuto esimere dallo spegnimento dell'immancabile candelina augurale. Allora, naturalmente non possiamo, cominciamo, non possiamo non iniziare il nostro concerto con quale canzone? Voglio vivere così. Che dedichiamo ad Alviero perché questa è una serata speciale, insomma è un bel compleanno che lui festeggia tondo con la famiglia del San Francesco e con tutti noi amici, quindi tanti auguri Alviero. Eccoci nella Casa della Musica di Orvieto, perché la Sala Nova del San Francesco è un posto chicchissimo e di grandissimo pregio della musica orvietana. Per me è come al solito un privilegio, in qualità di Riccardo, avere i miei amici dell'Uni3 e fare musica dal patron Alviero Bernardini. Questa sera Armando Ariostini, stella internazionale della lirica, io insomma faccio questi concerti per avere l'opportunità di accompagnare questi straordinari colleghi. Armando onora la città di Orvieto con un'amicizia che ormai dura da vari anni e naturalmente, come non citare il mio straordinario vicepresidente Uni3, al quale ogni tanto devo dare un ringraziamento, come quello di avermi fatto conoscere il maestro Ariostini, vero Alberto? È stato un grande momento, quello in cui Armando Ariostini, che è un big internazionale della musica lirica, che tutti gli amanti della musica lirica conoscono, è sbarcato ad Orvieto, ci ha fatto l'onore di partecipare a un nostro musical orvietano e da lì poi abbiamo fatto alcune belle serate in cui lui veramente ha dato fondo a tutta la sua arte e io mi onoro di essere amico fraterno del maestro, si può dire fin da prima della nascita, perché le nostre mamme erano amiche. Ogni volta che mi invitate sono contento di partecipare alle vostre serate, è sempre un'occasione per rivedere tutti gli amici, per rivedere Orvieto che io amo, avevo degli zii che abitavano anche a Orvieto e che io adoravo e abitavano proprio al Palazzo Maitani, per cui ogni volta che venivo ero in un punto bello della città. La stella mia sei tu.
dobbiamo ricordare l'ultimo appuntamento de Il Gusto della Musica. Andremo un po' più là con gli anni, anni 60 e 70, le splendide voci di Cinzia Catalucci e di Carmelo Pagano. Io non ne so moltissimo e quindi passo di nuovo la parola ad Alberto con la speranza che ci illumini sulla natura di questa serata. Bene, è bello essere falsamente modesti come sei sempre tu, come sono tutti gli artisti, se vogliamo. Ma la serata invece, tu sai bene quanto tu l'abbia curata e programmata a puntino e quanto sarà sfavillante, perché ripiomberemo in quell'atmosfera che a noi piace tanto, quella atmosfera di quando eravamo ragazzi, di quando insomma c'era la musica d'Oltralpe, la musica dei Beatles, ma c'era anche dei cantanti italiani notevolissimi, no? C'era l'RCA, c'erano tutti i cantanti di questa scuderia e il nostro Riccardo, pianista dal multiforme ingegno, accompagnerà un reale ex big di quegli anni, che è Carmelo Pagano, che in quegli anni spopolava con le sue canzoni. Credo che in un festival, che è il Festival delle Rose, abbia battuto dei nomi come Mino Reitano e Gianni Morandi, sbaglio? Insomma, quindi non è poco. E poi c'è la nostra Cinzia e poi ci sono io, ecco, va bene, nel mio piccolo, grazie.